Buon pomeriggio e ho il fuoco che arde già alle mie spalle, quindi immaginate la puntata di oggi, il mese di giugno, che ci porterà un po' alla chiusura di questa idea che è nata ad ottobre, inoltrato, insomma ci siamo portati avanti, abbiamo passato tanto e di più, ma non totalmente tutto, e in questo modo le interviste del Monti si portano avanti. Saranno altre due puntate dopo queste, poi insomma pausa estiva e rilanciamo poi l'intervista del Monti, se l'azienda mi permetterà ancora di continuare con un'idea. Tour e compagnia mi dice non esiste, già col pollice mi dice dimentica questa idea. Le inquadrature, partiamo subito in grande. Vai? Ok, perfetto. Eccoli qui. Oggi parliamo di loro. Original Sicilian Style, Trischele, Trinacria, Sicilia. Un genere musicale che, come dire, non ha un confine. Non ha un confine tra la verità e la realtà. Non ha un confine tra quella che è l'idea. Non ha un confine tra quella che è la libertà di espressione, la libertà di canto e la libertà di movimento. Anzi, credo che sia assolutamente uno dei generi musicali che ti permettono ancora di essere libero, a prescindere, anche se collegato in un certo modo, perché parliamo di reggae, parliamo di Giamaica, parliamo degli anni 60, per poi portarci avanti in un mondo in cui il reggae ha creato sotto fasce, sotto categorie, fino al reggaeton di oggi. Però poi c'è la parte culturale e con loro ne parleremo, perché questo è il loro disco, l'ultimo prodotto, sono 11 tracce, un video nuovo, videoclip che vedremo durante la trasmissione, e Globus Television, 8-1 Digitale Terrestre e le pagine online, tra l'altro con la mia di Facebook Giampaolo Montinelli in Monti, e poi YouTube, perché le interviste del Monti poi le trovate canalizzate anche su YouTube. E due soggetti di cui, quando mi ha detto l'età 1, io mi stavo proprio, cioè, zerbinando assolutamente, perché io sono più o meno coetaneo, ma io pare un BC di 2 anni, cioè, detto in siciliano, ed è un personaggio, perché... Salve! Cioè, salve! Salve! E allora, tutto nasce così, eccolo. Ma è in diretta, sì, ma allora come saluto? Salve, buon pomeriggio, dalla regia dico, no, c'ho anche le repliche di mattina, Allora dico salve, perché lo zerbino che mettiamo davanti alla porta è uguale per tutti. Quindi, cioè, vabbè, Pellegrino. Ne possiamo fare anche in tre. Vai. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buonanotte. Così a chi che ci vede nella fascia quando varia. Io gli chiedo, perché qui la fase, e gli dico, ma perché l'orca Mitalia mi fa? Ah va. Ma Mitalia è mia. Inquadralo. Mica si gnombisce. Infatti. Cioè, veniamo... abbiamo iniziato in questo modo per poter iniziare a parlare di musica e di un genere realmente, sì, di una globalità infinita. Ora dico, vabbè, questa, dai, cosa. Okay. Sì, la musica è ampia, no? Diciamo quello che è stato il nostro amore principale per questo genere è atavico, insomma. Non lo sapevamo neanche noi, possibilmente, che poi capisci anche i capelli. Sì, tu. Sì. E lui. Noi non hanno neanche la tua contraddizione. Hai capito? C'è una compensazione. Anzi, ecco. Chi è che è della vecchia guardia qua dell'emittente, si ricorda che 2 chili erano molto più lunghi. L'ho tagliati a zero per motivi miei, insomma. Vabbè, poi però adesso sono tornati. Comunque, tra virgolette, sono tornati e sono intrecciati. Sì. Quindi sì. È comunque lo schema, è l'identità. Sì. Mettiamola ma così. Come diceva Bob Marley, i Dread, dopo un'intervista di quelle storie che ha fatto, dopo i suoi vari concerti, si identificava che i Dread erano parte del suo spirito, parte della sua persona. Dunque c'è tutto un legame che noi volgarmente o comunque con facilità diciamo, vabbè, il capello lungo, il capello in un certo modo, i dread, esatto, sì. Per chi che ha una visione della vita in maniera assolutamente diversa, i dread hanno un valore assoluto. Le donne si legano i capelli quando non le lavano per 2 giorni. No, tu come fai? No. Hai capito? Cioè, ma non è che stavo babbiando. No. Tu come fai, Pellegrino? Ogni tanto vado al barbiere.
Okay, io il barbiere. Ma tu lo accompagni? E... No, no, ci va da solo. Ma basta, ci vai a farci mischino, no? No, mi tagliano, dice, ma tu che... No, non mi vedrete più. Ecco. Infatti, per 6 anni non... Oh, allora, quando parliamo di genere reggae, sì, giustamente l'icona è rimasta bombata, no? Okay, chiaramente perché... sì, chiaramente sì, perché c'è stata una rivoluzione. Poi però che cos'è successo? Oggi ci sono le sottofasce, no? Guarda... C'è stato un inquinamento o un miglioramento? No, assolutamente, è un peggioramento della musica a tutti i livelli. Dobbiamo essere onesti, probabilmente la gente vuole questo, vuole ascoltare, non dico che la musica è sempre bella, tutta la musica è bella, però chiaramente ci sono dei generi possibilmente ti portano a muoverti in un'altra maniera. Noi veniamo da un percorso degli anni 70, esatto, certo, degli anni 80, si ballava in maniera molto diversa, si ascoltava musica totalmente diversa. Il reggae ai tempi era ondulante, quasi sì, di distacco, no? Esatto, era mistico. Non considerando che l'evoluzione di reggae non è la parte principale, o perlomeno l'inizio. È stato per quanto riguarda l'evoluzione della musica africana, dunque esportata in Giamaica con l'influenza americana, è stato lo ska, che era molto più veloce. Esatto. Poi, anzi vi invito ad andare a vedere quelle che sono le trasmissioni dedicate a Bob Marley, che racconta veramente com'è stato questa evoluzione. Racconta tutti i passaggi, esatto, assolutamente, sì. Lui che parteva da una base soul, dunque faceva le canzoni da chiesa o perlomeno esatto, cantava... C'era un percorso liturgico di comunità, per assurdo, permettetemi una doppia battuta perché bravissimo, in questo caso poi ti si collega esatto, la cannabis, ma esatto, non è soltanto esatto, quello. No, infatti non è soltanto la quello, cosa brutta è questa, che è identificato nel lato negativo, ma invece esatto, non è così. Decisamente no, e dunque... Per un errore di scrittura e di esecuzione nello studio di Roy Scritch Perry, che era il produttore all'epoca, che è uno forse di quelli che sono rimasti, dei vecchi che suonavano con Bob Marley, sbagliarono il plick e dunque uscì ta-ta. Da lì si è abbassato tutto il BPM, è iniziato il reggae, che poi è stata un'evoluzione lui spirituale. Lui appartiene comunque, lui interpreta una delle voci del certo, della vostra formazione. Sì. La domanda è per lui, per Pellegrino, ti ha portato un po' a un cambiamento, anche perché nel senso, oggi è hip hop, rapper, cioè non si canta più. In un certo senso c'è un tono parlato, no? Quasi come uno strofista, colui che legge una poesia, va bene, la interpreta. Cioè, a te è cambiato anche questo, il reggae è cambiato molto in questo, no? No, a me mi piaceva molto il ragamuffin, già okay, da bambino. Cioè, ascoltavo molto ragamuffin, cioè Bob Marley è l'icona, è intoccabile. Esatto. Però già tutti i gruppi dagli anni 90 in poi siamo a BPM più elevati. Perfetto. Cantare lento non ci sta. Non ci sta, ecco, prendiamo cantare lento, non ci sta. No, considera che... Ma poi siamo, ormai siamo tutti gruppi molto street. Noi siamo molto street perché viviamo la strada. Sì. Tu anche molto da street food, lui solo street. Sei ciccano, di vedere 85 kg, mi vado a dare un tempo, no? Cioè, giusto? Anch'io sono da street food, cioè io proprio... Tipo la presente nel film, vede. No, il maialino dei Flintstones, chi non ci leva una chiave, ecco, io hai fatto la controfigura per tutta la girata del film. Effettivamente, sai, quasi. Se, il vostro progetto è una formazione, c'è molta elettronica, non ci sono, a me ha colpito che non ci sono i fiati, per me il reg è con i fiati. No. Nel disco, cioè, ci sono i fiati veri. Ecco, i fiati veri. Sì, okay, registrati. Mi sembra che questo disco ha suonato tromba Dario Scimone, Giuseppe Finocchiaro, un'altra tromba... Ma non mi ricordo molto. È una tromba d'aria in questo caso. No, è stata un'occasione. Una tromba. No, facciamo molte sessioni fiati. Okay. Adesso la formazione però è molto street, nel senso veramente molto ristretta, ma è un discorso commerciale per cui avete questo. Sai, sono allora, la musica sono scelte e ritrovo. Sono incontri e scontri, ritrovi. È chiaro che nel nostro percorso ci siamo ritrovati a cambiare nel tempo anche sia
il cantante, adesso c'è Alessandra, da già ormai sono due annetti abbondanti. Una voce femminile. Esatto, scelta apposta. Scelta apposta? Dove poi si cosa creano... dà Alessandra come tono? Cioè cosa... a lui, la domanda, cosa ti dà in più di supporto? No, no, è cambiato il gruppo da com'era a come ad oggi. Perché una donna che canta il reggae proprio... è già qualcosa di innovativo, eh? No, anche no. Che lei non è molto reggae, però... Però riesce, no? Sì, sì, diciamo che probabilmente è cambiato tutto il mood. Prima si scriveva e si suonava in maniera diversa. Dunque, sì. nell'evoluzione, infatti, poi quando usciremo con il prossimo lavoro, già si capirà. Atto, già, diciamo, in atto. È in atto, dunque, una produzione, post-produzione, un casino. Okay. Ora insomma, andremo a vedere nella seconda parte quello, esatto, che, quello che fa questo. Parte. Con la featuring dei esatto. due carissimi amici. Puoi mandare qualche foto del backstage del video, così magari vediamo qualcosa di diverso che noi. Certo. No? Cioè, non è... E sto fuoco, capisci che stai sentendo un gauro. Diciamo. Cioè, allora, ci sono 11 tracce, sì. E una cosa che noto è c'è sempre una sicilianità rimarcata anche nei titoli. Questa è alla base. I testi 99,99% sono di Enrico, mm-hmm. Che diciamo da sempre, da quando abbiamo iniziato questo percorso di produzione, è sempre diciamo stata lui la mente, lui il poeta, se si può dire in questa maniera. Io mi occupo della parte tecnica, elettronica, la produzione, e poi sono stato sempre un appassionato dei video, dunque mi curo io. Quindi l'editing, l'aspetto. No, no, l'aspetto proprio organizzativo è l'idea. È l'idea. Dunque poi mi faccio supportare da ragazzi, noi spingiamo spesso e mi fa sempre piacere. Trovare location. mi fa sempre piacere ricordare il fatto che ormai con i tempi di oggi non si spinge più i giovani. Ormai quasi 50 anni li ho quasi fatti, e dunque mi fa piacere appoggiarmi a giovani e dargli un'opportunità. Esatto. Io penso come te, come te. Non lo fa nessuno. La penso come te. A me non ha aiutato nessuno, anzi, forse ci siamo aiutati uno con l'altro quando ci siamo ritrovati insieme a Carmelo Mirabella, l'altro cantante, dunque abbiamo creato questa band, insomma, tanto per gioco, per iniziare, per divertimento. Hai usato un termine, sì. Band, non sì. Una jam. No, no, perché no, è importante no. Questa no, cosa. Noi una oggi facciamo qualcosa assieme. No. Mi viene fuori anche no. Musicalmente questa cosa. Sì. Riuniamoci, le reunion. Tu invece hai usato un termine sì. Che è di legame. Sì. Certo. Band. È fondamentale. Perché non mi piace usare come tutti lo usano in maniera spropositata la famiglia. No. Le famiglie ora si spasciano, perciò è chiaro che sei diciamo avanti. Non. Noi pensiamo nei tempi odierni, ma non guardiamo cosa c'è stato dietro. Questo è un grande errore, io ne parlo dal punto di vista globale, sociale. Okay. I tempi sono cambiati, non possiamo essere la famiglia di una volta. Perfetto. E dunque ci dobbiamo adeguare e viverla in modo esatto. Moderno. E allora è meglio diciamo, avere un'amicizia che ci permette poi di collaborare e condividere un'esperienza, un pensiero. Perfetto, io chiudo qui il primo quarto d'ora, molto vero, molto vivo, con loro, con Trischele, Original Season Style, pubblicità, la seconda parte, subito lanciamo il loro prodotto video che è di nuovissima vita, come dice qualcuno, come dice lui, è una nuova realtà familiare. Vai! Tecna Salon Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Val Corrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095-78-67-331 o allo 095-91-7677. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. We'll be right back.
Adaptation, la prima calzatura che si adatta al tuo piede. Clicca domusbet.it e scopri un mondo di promozioni. Gioca al casino 20+. Per te un bonus speciale se l'importo delle perdite è uguale o maggiore a zero. Con Poker 30+ ti rendiamo la rake e poi ti restituiamo il 15% delle tue perdite mensili sulle scommesse sportive. Per sempre. Diventa partner Domusbet. Chiama l'800-181-980. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può provocare dipendenza patologica. Domusbet.it. Per noi è tutto un gioco. So bad and mad and wicked and wild. Here comes to be and make a loot alongside original Sicilian style. Boom, the fire. Gioca tra se non mi cori, sai come senta, così fotte bomba sempre io 100%. È questione di vita e non c'è mai lamento. Perché corre che sa giù pensare, parare cosa sa contare, che due che giusta e che sbagliate, quanti voti sai chi sarà, usci fotti a usci lasciati, a gente che vive con niente smarti, non un botto né gradi. Capire che con stile si nasce, non c'è altro di dire, e voglio fare storiare, storiare, non può capire i radici che c'è in sa, di la ricordare, e metà di lupi sente sempre che l'altra mannare, e nottate sopra nottate tu c'hai vista a pensare, senza fermare, ragionare, che tu può diventare, perché chi tocca ad una musica tu non tu può cattare.
Ma allora c'era un effetto fuoco, e sì, alla fine, cioè, senza saperlo, c'era la boom. Ragazzi, sì. Allora, il video è fatto qui, cioè avete... è all'azienda, cioè il magazzino dell'AMT, no? Esatto, sì. Il regista ha scelto un autobus, l'hanno ripulito, gli diciamo grazie, ha scelto quello che voleva, l'hanno messo a posto, ci hanno dato la luce e tutte cose. Abbiamo... grandioso. Sì. Rinnoviamo anche il saluto e il ringraziamento a tutta l'azienda. Comunque il video è diciamo, come posso dire, di reggae a poco. Se, il nostro gusto è il fatto di contaminare sempre, fare le cose che fanno gli altri, è facile. Se mettevi un'etichetta del profumo era già... è giusto? Ok, se dico una cosa è chiaro, stupida, no? Però. Per noi è stato sempre un gioco nella contaminazione, no? Noi diamo una linea reggae, ovviamente poi quelle scritture che fa Enrico si prestano più per ragamuffin, vedi, l'hip hop, c'è dietro anche il funky, c'è tanto dietro, non è solo fare da dancehall, reggae, classico. Le ragazze, sì. Non è, a parte se c'è stato uno scouting, va bene, ma sì. Una cosa che non ho visto è la classica dance da reggaeton, quindi voltate di spalle, uso questo. Giammai! Okay, quindi diciamo la movenza proprio era da moda, da stylist. Esatto. Ecco, okay. Ma il regista voleva dare tipo la sfida. Come si chiama il regista? Gianluca Riccieri, però sono insieme ad altri. Hanno ok, fatto c'è una produzione, perfetto. Sì. La casa discografica è la vostra, sempre con cui avete lavorato. Come ci si arriva all'Altipiani? Michele Gauda. È curiosone. È curiosone. No, vabbè, siamo molto amici di Panel, il produttore Paolo Panella, okay. L'editore Paolo Panella, siamo amici da molti anni. Io ora tu sei anche quello che ha scelto i titoli delle canzoni. Ora, parliamo di T9, parliamo di Facebook, parliamo dei social, parliamo di... ma oh, Caruso, stasera l'hashtag è Aichiana. Aichiana Guddukappa. Allora, tu hai questa cosa che hai messo dei titoli Aichiana con rafforzativo K. Ma è proprio un discorso di appartenenza, perché poi è così. Da un lato sì, anche dall'altro lato un discorso sì hai. Perché sono molti testi dove te lo bocciano. La canzone dove c'è sentimento di tutte queste. Aria di Scirocco, sì. Anche che è un pezzo bello incazzatino. Vabbè, l'amore non è che si racconta solamente sdolcinatamente, giusto? No, è un amore per la Sicilia, l'area di Scirocco. Sì. Quindi è un amore di rabbia, di cambiamento. Rabbia. Esatto. Del tuo linguaggio, diciamo, dei testi, perché giustamente non li abbiamo ascoltati tutti, c'è comunicazione? Quali sono i messaggi che devono percepire? Non soltanto la ritmica della danza, del reggae, ma cosa devono percepire da questo punto di vista? I ragazzi, la gente. I testi sono... molto di rivolta, molto di cambiamento. Cioè sono andati a quei ragazzi a fargli capire la vera cosa. Cioè, diciamo questo va bene, deve avere fiducia in quello che ormai ci conosciamo da tanto tempo, sì. Ci frequentiamo come se fossimo fratelli. Lui ha questa prerogativa. Lui è estremo? Sì, ecco. Sì. Quindi sì. Tu sei quello che è l'intermediario da questo punto di vista. Sì, diciamo, il diplomatico. Il famoso pesce pulitore. Bravo. E ecco perché Locke assassina. E dunque, ti faccio spaventare, vabbè, okay, è chiaro. Quello che, diciamo, sta nelle sue corde da sempre, c'è l'ironia del classico catanese. Perché se qualsiasi pezzo tu possa ascoltare nella nostra, diciamo, produzione, c'è sempre quel tocco ironico del siciliano, sì, che c'è da battuta, no? La battuta. Non tralasciando assolutamente quelli che sono dei argomenti particolarmente o scabrosi. Parliamo dai petrolchimici, si parla dell'inquinamento a mare. Tutto quello che riguarda oggi ciò che non accettiamo più. Esatto, non vogliamo ascoltare. Non nemmeno sentire. No. Esatto. E dunque, con la scusa di diciamo indorare la pillola con un tono, un genere musicale, una strofa, eccetera, eccetera, riusciamo a mandare dei messaggi che possono essere sia dal punto di vista, diciamo, anche di amore o per la nostra terra. Il brano d'amore poi c'è, che è Yucamengo. Esatto. Ecco, cioè, sì, che l'ha scritto Alessandro. Esatto. Allora, all dance o dance all? Dance all. Dance all.
perché anche ci sono oggi le difficoltà per portare la musica laddove ci sia aggregazione, quindi i locali, perché uno è che tu fai un concerto nelle aree, ormai si creano le aree per i grandi concerti di un giorno, dove c'è una rotazione infinita, anche un paio di giorni. Uno è che tu vuoi portare il tuo prodotto nei locali. I locali oggi lo sappiamo, hanno la bisogno del coperto della seduta e quindi non ti creano lo spazio per fare quello che è la dance hall. Signora, gente, a Ghisari gli tavoli all'aria, scusatemi se, perché è questo, cioè, è finito il live da questo punto di vista, quindi ma venite cercati dei locali e poi che tipo di impatto c'è? Sì, certo, veniamo cercati, ma molti vengono rifiutati perché non c'è la condizione adatta per fare il live. Perché non facciamo un genere musicale dove c'è un ascolto. Ecco, per questo vengo, perché vogliamo delle garanzie su queste cose. Quindi significa che non è un discorso economico, magari un diniego vostro non è legato a una richiesta economica. Non è solo quello. Ecco. Diciamo che ci sono delle condizioni che devono essere, anzi l'estate scorsa lo ricordiamo sempre con grande affetto e salutiamo tutti gli amici di Reggio Emilia, siamo stati ospitati nel festival che fanno ogni anno a Reggio Emilia, abbiamo fatto l'ennesima apertura ai Sud Soundissime che salutiamo. Tu hai il tastierista, no? Salutiamo anche il maestro Garofalo che è fra di voi da sempre. Da sempre, lui da oltre 25 anni che suona con i Sud Soundissime, dunque ci porta anche, grazie a lui, ci porta diciamo da quel punto di vista reggae classico, no? Mentre poi noi mettiamo quelle che sono mai influenza elettronica, poi avendo dei musicisti che hanno delle provenienze diverse, ricordiamo che salutiamo tutti, anzi così. Nominiamo la formazione. Benissimo. Larizzo che dovrebbe essere con noi, Alessandra che è anche lei. Purtroppo i malanni che vengono dopo Alberto Genovese di Solarino. Alberto è stato un feat, e Micheluzzo sono stati i feat nel video che abbiamo appena visto. Esatto. Poi c'è Turi Privitera che è il nostro batterista da sempre. Roberto Fiore, il bassista. Dunque Enrico Caruso, l'altro tastierista. E poi che ci abbiamo? Turi di Natale, che insomma è l'altro chitarrista. E per questo ti dico, sono tutti maestri del conservatorio, esatto, capito? Sì. Perciò ognuno porta la sua propria esperienza ed e anche la sua cultura musicale. Esatto, si vede. Due minuti per la vostra campagna informativa dei concerti. Dove possiamo vedervi? Ecco. Cominceremo il 22 giugno al Chetti Bar a Leonforte, che trasformano questa strada in un concertone alla grande. Poi siamo 23 a Mirabella in Barcari, giugno, e 24 giugno a Mineo. Sono due serate per i migranti. Ah, ecco. Organizzati da una La grande contraddizione di oggi è no sbarcate e voi andate ad allegare un messaggio la importante. Festa, mi pare, se non erro, la festa o la giornata del migrante. Perciò vedi, c'è grande contraddizione dell'umanità di oggi. Assolutamente sì. Cosa dobbiamo fare? Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, perché è inevitabile. Perché nel disco pure facciamo... Sei inquadrato anche bene, questi abbiamo inquadrato a tre, perché pare che parlano sole, cioè non so se c'è. Sveglia, stiamo finendo però, estate, buona ragazza. Ti dicevo. Perché nel disco pure parliamo di un pezzo. Ok, sì. Amici in comune, a parte Alberto, i Cubeta. Vabbè, certo, le feste che si fanno. Voi venite sempre alla festa. E tu sei, e io sono sempre qua, resti qua, resti qua. Bene, no, salutiamo anche loro. Diciamo che il reggae è questo, è una libertà. Una filosofia. È una filosofia. Ormai, ritornando, come dicevo prima, a quello che era il discorso di prima, non ricordiamo quello che siamo, non siamo quelli di prima. Esatto. È chiaro che ti devi evolvere, non adeguare, ma evolvere. E di conseguenza necessita un modo di pensare in maniera diversa. Diverso, assolutamente sì. Allora, grazie Pellegrino. A voi. Grazie Monti. È il Monti. Chiudo con facendo in modo di inquadrare la loro copertina. Trischele, sono 11 brani dedicati al genere reggae, ma c'è un'appartenenza molto della Sicilia con quei colori che magari il fuoco dietro le mie spalle fa capire, ed è un colore di passione. Appartenenza. Grazie, ciao. Alla prossima dell'intervista. Arrivederci. Arrivederci.
ci vuole stile per dire, ma non per fare capire che con stile si nasce, non c'è altro di dire. E voglio fare storiare, storiare, non può capire i radici che c'hai in ciò, ti la ricordare. E metà di lupi senti sempre che l'altra mannare, e nottate sopra nottate tu c'hai vista a pensare, senza fermare, ragionare, che tu capo devi dare. Perché chi tocca una musica tu non tu può cattare.